Ciao Casuoli, sempre sul pezzo, sempre raffreddato, ahimè, con la voce ormai da De Profundis, ma così è la vita, bisogna anche accettare dei momenti di influenza e quindi comunque si fanno i video in questa maniera. Naturalmente poi oggi seguirò, perché inizio a parlare in plurale, non lo so perché sono abituato. Per il lavoro che faccio, sapete già, giornalista, dato che parlo per la redazione, dico seguiremo. Qua non c'è nessuna redazione, ci sono io solo, povero stronzo, e quindi seguirò poi la partita, chiaramente col Chelsea, e commento primo tempo e poi il commento finale. Vi invito chiaramente a esserci e a vedere poi i video che metterò sul canale. Tra l'altro voglio anche ringraziare perché vedo tanta partecipazione ultimamente, tanti commenti. Devo dire che, e questo mi fa molto piacere, è stato anche apprezzato il video che ho fatto sulla policy, diciamo, legata ai commenti. E quindi speriamo sia la volta buona, come si suol dire. Allora, tutto sport, Milan, squadra che vince non si cambia, Pioli conferma l'11 che ha battuto la Juve con una sola novità. La novità, riporta tutto sport, che dovrebbe essere, è il fatto che sostanzialmente ci sarà Krunic al posto di Pobega. Ci sta, secondo me è perfetto. Credo che a questo punto Pioli proseguirà col 4-3-3, o comunque sia, immagino faccia giocare Krunic in posizione centrale, un po' come l'anno scorso al trequartista, con Krunic che di fatto non sarà fisso nella linea del centrocampo, ma dovrà fare quel box to box classico di cui tanto abbiamo parlato e che avevamo ipotizzato potesse essere una soluzione per la difesa, e a quanto pare poi lo è stata, anche se ripeto, la questione della difesa c'è fino a un certo punto, l'ho anche ieri sottolineato, intanto incensato Napoli, ha subito 2 gol in più di noi, non è che qua siamo di fronte a chissà quale problema, è un problema, è un tema che secondo me è coerente con tipologia di gioco del Milan, che ve l'ho già detto, è basato sull'anticipo, specialmente nella prima parte della stagione dove la forma fisica non è ancora brillantissima. Milan-Chelsea previsti 75.000 spettatori, quindi anche qua dovremmo andare intorno al sold out, un Milan che sta facendo partita dopo partita davvero il pieno allo stadio, una bella immagine. Mi dà molta fiducia anche, e la fiducia che ho nel Milan è anche in quello che vedo dei tifosi. Cioè vedo tanto entusiasmo, una crescente attenzione alla squadra, sempre più tifosi che tifano la squadra fattivamente nello stadio. Questo mi dà fiducia perché si crea una sinergia, per dire in termini economici, utile a tutti per crescere insieme. Adani, che è uno che ne capisce comunque di calcio, la chiusura di Kalulu su Kean. Su Ken King, come cavolo volete chiamarlo, mi ha ricordato Baresi onesta. Ora, io onestamente penso che Kalulu sia davvero un giocatore eccezionale, un giocatore che sta mostrando una sicurezza tecnica, una maturità rispetto della sua età. Se non sbaglio, Kalulu 2000, non vorrei dire cavolate, se non è 2099, comunque un giocatore giovane, un giocatore però che sembra già esperto, ha doti fisiche, ha doti atletiche, ha doti tecniche, ha doti di carattere, a me fa davvero impressione. Personalmente lo trovo molto più completo, anche se molto forte Tomori, ma lo trovo un giocatore anche più utile, secondo me. Kalulu può giocare a destra, può giocare a sinistra, potenzialmente può giocare, a mio avviso, anche nella linea mediana. È un all'emergenza, è un giocatore davvero completo. Io sono ali ali paragonale al passato con esercizi di stile, ma focalizzandoci su di lui, io penso che davvero sia uno dei, forse in questo momento è il miglior difensore in Italia. Ho questa sensazione. Tutto sport, spostandoci da Milan Chelsea, su quale abbiamo già discusso, sappiamo quali saranno i temi, un po' gli stessi che avevo evidenziato all'andata, nel video d'andata sull'analisi tattica, che vi invito se avete voglia, tempo da buttare, a rivedere. Abbiamo poi domenica, ore 20:45, la partita col Verona. Verona che è una squadra che attualmente è in difficoltà, ma adesso non ho capito se ha già esonerato o deve esonerare il suo allenatore. Ad ogni modo, io penso che il Milan abbia onestamente tutte le carte in regola per giocare una gran partita col Verona, però
ribadiamo, non è mai una piazza facile, l'abbiamo visto anche l'anno scorso quando dovevamo vincere, che erano passati in vantaggio, sono particolarmente incarogniti, diciamo, quando vedono Milan vedono rosso, nero. Quindi sarà sempre comunque una partita da tenere, diciamo, d'occhio, no? Perché non bisognerà andare là in ciabatte, bisognerà andare là mantenendo la concentrazione. Se Milan mantiene però la concentrazione, non credo che non possa non fare una gran partita. Comunque, Ante Rebic partita dalla panchina col Chelsea, ma si parla di un Rebic probabilissimo titolare col Verona, e a me non dispiacerebbe anche da ex vederlo, perché Rebic mi è piaciuto le ultime uscite, sperando tenga sul piano fisico, mi è piaciuto per l'entusiasmo, l'ho visto volonteroso, correva molto, faceva grande pressing anche con la Juve, quando vede Szczęsny poi si esalta e quindi speriamo Rebic possa davvero dare un grande supporto a Milan quest'anno, perché sulla qualità del giocatore non si discute, il tema è la tenuta fisica, ma speriamo di avere già una finestra un po' più ampia questa volta per godercelo. Infine, Sandro Vocalelli sulle cose Gazzetta ha parlato di Milan e Napoli. Fatto sta che il meglio non hanno fatto vedere finora Milan e Napoli, entrambi portabandiera di un felicissimo senso corale, sono d'accordo. Con Kvara e Raspadori, ma anche con Leao e Brahim Diaz, ad accendere l'entusiasmo del pubblico. Perché quello che colpisce nel Napoli Spalletti non è tanto e non solo il rendimento dal punto di vista strettamente numerico, ma il modo in cui si sta proponendo un meccanismo perfetto alimentato dalla giusta mentalità, prendersi e mai subire la partita. Apro e chiudo parentesi, tranne col Milan, dove Napoli di fatto si è chiuso. Lo stesso spirito del Milan mi verrebbe a dire che Napoli cerca di imitare il Milan più che il Milan in Napoli, ma vabbè, sappiamo già com'è la stampa. Che Pioli sta continuando a guidare con un principio base, non lamentarsi degli infortuni che pure ci sono, ma provare a ovviare con il gioco alle contrarietà, esaltando anzi la propria voglia di andare oltre. Ci sta, io ribadisco, come vi ho detto, Milan e Napoli attualmente sono le squadre che propongono il miglior calcio in Italia, ma non diamo per morta l'Inter, ragazzi, non la diamo per morta. Io rimango convinto che se la giocheranno Milan e Inter. E Napoli può essere una sorpresa, cioè può anche lui giocarsela con più convinzione. Alla fine anche l'anno scorso si è giocata per un certo periodo. Forse quest'anno può giocarsela con più convinzione. Staremo a vedere. Secondo me il Napoli quest'anno è più forte del Napoli l'anno scorso, nonostante abbia perso con i giocatori chiave. Io vi saluto, ci vediamo dopo. Ciao!